Ciao a tutti e benvenuti quest'oggi in un nuovo video speciale dedicato ad una mia applicazione che si chiama Pets Diary, l'applicazione per gli animali domestici, che sia un cane, che sia un gatto, qualsiasi altro, perfetta per voi, per tutti gli amanti degli animali. Quindi iniziamo a vedere questa app nel dettaglio. Alla mia sinistra. Allora iniziamo, questa è l'applicazione di come si presenta nella prima avvio. È una semplice applicazione per gestire gli animali domestici. Come funziona? Andiamo nel dettaglio. Allora, se io vado sul più, posso aggiungere un animale, quindi io aggiungo un'immagine, ovviamente adesso non l'aggiungo, lascio nessuna. Poi aggiungo un nome tipo Pippo, scelgo il sesso, quindi alcune informazioni generali che posso aggiungere qua, tipo sesso, tocco maschio o femmina, scelgo la data di nascita, quindi tramite un pick e un date pick posso scegliere data, la data di nascita, tipo scelgo questa e faccio fine e si aggiungerà in automatico qua. Poi la razza, io ho già aggiunto alcuni cani, ad esempio da cui cocker spaniel inglese o lo shih tzu, tu selezioni uno e se non c'è nella lista semplicemente tu fai più e aggiungi una razza, salva e te la selezionata qua. Poi il mantello tipo fulvo, mi sembra marrone o qualsiasi sia il mantello del cane o del gatto o altro animale. Categoria è un cane, è un gatto, non c'è nella lista, semplicemente lo aggiungi e poi ce li troverai lì in futuro. Poi altra cosa è il proprietario, quindi il nome e cognome del proprietario, quindi tu, io in questo caso Nicolò, quindi metto Nicolò, metto il nome, poi ovviamente voi dovete mettere anche nome e cognome, poi siete liberi di fare quello che volete, metti il nome e cognome, un nome, comunque un identificativo che potrebbe servire sempre in futuro. Adesso scegli dove si trova l'animale, quindi dov'è la sua abitazione, quindi vive con te, quindi tu metti per esempio Varese, adesso metto generale Varese e ecco qua, faccio fine e te lo salva. Poi tu puoi mettere anche Varese o Milano, dovunque tu sia, e la via ovviamente. Il numero è il numero di telefono, quindi tu aggiungi il numero di telefono e direttamente ti si aggiungerà qua. Poi nazionalità dell'animale, quindi nazionalità, quindi dove si trova in Italia, in quel caso. Microchip è optional, ma lo puoi anche aggiungere, quindi ti permette di aggiungere le informazioni del tuo animale domestico. E puoi aggiungere anche le informazioni, che sono delle semplici informazioni che permettono di identificare il tuo animale, quindi alcune caratteristiche che vuoi aggiungere in questo testo. Poi provenienza, la provenienza o allevamento dove si è stato preso quell'animale, cane o gatto che sia, poi alcune caratteristiche, che sono altre caratteristiche in più che puoi dare al tuo cane, che possono essere sempre utili da dare al proprio animale domestico. Una volta fatto ti si presenterà così il tuo animale e tutto così. Io tocco sul mio cane e come vedi si aggiungerà la background della foto che hai aggiunto al tuo animale direttamente come sfondo, piccoli particolari ma cose carine. Dopodiché tu potrai avere l'opzione di condividere, quindi condividere le tue informazioni a soggetti, tipo amici, familiari o altri, e poi qui hai un riepilogo delle tue informazioni. Come hai visto, numero, ci sarà il tuo numero di telefono, eccetera, eccetera. Modifica, potrai andarlo a modificare, e via dicendo. Vediamo se qua si vede. Okay. Dopodiché, una volta fatto ciò, io posso avere l'opzione di visite, medicine, antiparassitari e trova. Vediamole tutte nel dettaglio. Allora, visite ti permette di aggiungere una visita del tuo animale, tipo aggiungo una visita demo, tipo test. Visita, aspetta. Aggiungo una visita, facciamo visita 1, nome dell'animale Ambra. Poi quando la vuoi che si ripeta questa ogni ora, ogni giorno, ogni settimana e via dicendo, ovviamente faccio mai. E poi una volta settata ogni giorno, ogni settimana, ogni mese lui ti ripeterà, ti manderà una notifica semplicemente per avvisarti che l'animale è stato aggiunto, le informazioni della visita su quell'animale sono state aggiunte.
Quindi io scelgo di conseguenza ogni settimana in quel dato giorno, tipo venerdì 28 agosto alle ore 10. E poi aggiungo visita e ti si aggiungerà in automatico qua. Poi c'ho le medicine, stessa identica cosa, antiparassitari e trova. Trova una nuova funzionalità che è stata aggiunta, ma è una funzionalità particolare che ti permette di trovare negozi per cani, veterinari, dog sitter, pensione per cani e ATS veterinaria. Tipo facciamo negozi per cani, lui ti troverà, se niente adesso qua in zona non me ne trovo, ne trovo più lontano. Questo è come funziona, pianeta animale pet shop. Io tocco sul pulsante info e ciò chiama, portami là, quindi ti apre le mappe o annulla. E nel caso avessi problemi fai un refresh, ricarichi in alto a destra. Poi veterinari, eccoli qua, clinica veterinaria e tanto altro. E questo è tutto. Questo è un piccolo video che ti spiega tutte le funzionalità dell'applicazione Pets Diary dell'attuale versione, che l'attuale versione è la versione 2.6. Quindi, se non l'hai ancora scaricata, ti consiglio di andarla a scaricare e soprattutto ricordati di mettere un bel pollicione su a questo video, di commentare in basso e di dire la tua di qualsiasi cosa. Quindi, ciao!